Il Futsal Brindisi perde per 6-2 contro il Just Mola. Sprecata dai ragazzi allenati da Mister Cosimo Di Serio, una seconda chance importante per riscattarsi a pochi giorni dalla sconfitta in Coppa Italia. La cronaca: al primo minuto palo di Conte, al quinto salvataggio del Brindisi su tentativo di Lestingi. Al sesto ancora Lestingi, super protagonista della gara precedente, spara fuori. Al quindicesimo arriva la marcatura a cura di Valente su punizione diretta. Al ventitresimo occasione per Lestingi, para De Carlo. Al ventottesimo il Mola con Corona su tiro libero. Il primo tempo termina 2-0 in favore degli avversari. Nella ripresa, al secondo minuto, arriva un altro gol di Lestingi, questa volta però sugli sviluppi di una punizione. Al diciannovesimo il Brindisi accorcia con Spagnolo, 3-1. Al ventottesimo arriva anche la rete a cura di Romano, 3-2. Un minuto dopo il Brindisi demorde e il Mola alza la guardia siglando la rete del 4-2 con Genco. Al trentesimo arriva anche la rete di Albanese, mentre al trentunesimo ci pensa nuovamente Genco a chiudere i conti. Fra Futsal Brindisi e Just Mola finisce 6-2 in favore degli ospiti. Con il presidente del Futsal Brindisi, Davide Leone. Presidente, sicuramente oggi non è stata una gara positiva, ma un graduale miglioramento della squadra c'è stato. Niente, sì, non, come hai detto tu, non è stata, diciamo, una grande gara, diciamo, più che altro il primo tempo, dove purtroppo siamo andati a riposo sotto di 3 gol, se non erro, sì. E ci sono stati degli errori individuali che comunque hanno compromesso questo risultato nel primo tempo. Poi il secondo tempo, come al solito, le squadre, avendo già acquisito 3 gol di vantaggio, si sono chiusi, quindi è stata una partita a rincorrere. Avevamo anche... E siamo anche riusciti a recuperare, siamo andati sul 3-2, poi nuovamente un errore individuale ci ha portato sul 4-2, quindi ormai la partita era compromessa. Negli ultimi minuti la sua squadra ci stava anche credendo, però poi sembra che abbiano mollato un po' il tiro. Sì, il secondo tempo è stato un'altra situazione, perché comunque nel secondo tempo siamo entrati magari più grintosi per recuperare la partita, però giustamente il Mola si era chiuso dietro, quindi trovare gli spazi per fare gol era difficilissimo. Il secondo tempo praticamente, da quello che ho visto, l'abbiamo giocato a una porta, perché giustamente loro giocavano di contropiede, altro non dovevano fare, quindi hanno cercato di mantenere il risultato fino alla fine. Siamo arrivati sul 3-2, però ripeto, un nuovo errore di un singolo, un errore individuale praticamente ha stroncato le speranze. E adesso, presidente, si penserà anche al proseguo del campionato. C'è stata ovviamente martedì l'eliminazione in Coppa, sempre contro il Just Mola. Come l'avete presa? Ma diciamo che l'eliminazione in Coppa contro sempre il Just Mola, che comunque è una bella squadra, io faccio i complimenti al presidente, alla società, a loro, e era stata già al 50%, se non dico al 60%, archiviata al girone, alla partita di andata. Poi noi ci troviamo in un periodo dove non riusciamo a fare una partita al completo tra squalifiche e infortuni, quindi queste cose stanno compromettendo, diciamo, l'andamento della squadra in campionato. Speriamo di ritornare al meglio il prima possibile, di scontare le squalifiche che purtroppo i giocatori hanno preso e cercare di integrare poi prossimamente, con l'apertura del campionato a dicembre, di integrare qualcuno per poter cercare di quantomeno fare un campionato dignitoso. Un'ultima domanda, presidente, prima di chiudere: ci saranno delle novità nelle prossime giornate? Vedremo sicuramente dei rientri importanti come quello di Caselli, che sta già lavorando. Caselli sicuramente è un io direi un nuovo acquisto, anche se è un nostro giocatore che comunque l'anno scorso si è fatto male, ha subito un'operazione, quindi per me sarà un acquisto a dicembre, anche se ancora non sappiamo se sarà disponibile già da dicembre o da gennaio, però sicuramente è un inserimento importante, perché Gianmarco è un giocatore forte che comunque fa la differenza, è un giocatore che comunque sicuramente può darci una mano. Grazie mille, Davide.